Eminenza, una passione per l'uomo, il tema del meeting, ma cosa vuol dire oggi avere passione per l'uomo in questo mondo che è lacerato dai conflitti e provato dalla pandemia? Significa innanzitutto stare attenti a quelli che hanno più bisogno, quindi a quelli più feriti, a quelli che travolti dalla vita, a quelli che non hanno nessuno che li difenda, quell'uomo mezzo morto che incontriamo lungo la strada. Ce ne sono tanti, alcuni evidenti proprio, ci imbattiamo con lui, e altri invece che hanno delle ferite più nascoste, ma non per questo meno dure, meno faticose. Quindi continuare a guardare il mondo con degli occhi buoni, pieni di passione e non con sentimenti tristi o sempre distratti a cercare quello che serve a noi. E lei come guarda l'Italia in questo momento, la situazione del nostro paese che a tutti i problemi cui facevamo cenno prima aggiunge anche il fatto di trovarsi in una inattesa campagna elettorale? Con tanta preoccupazione, anche con tanta speranza, con la convinzione che abbiamo tanto da fare e che questo ci deve chiedere a tutti di essere migliori e di trovare le energie migliori per aiutare l'Italia, l'Europa e il mondo a affrontare le pandemie. Quindi direi che insomma, quando i problemi si fanno seri dobbiamo tirar fuori il meglio di noi. Credo che questo è proprio un momento in cui cercare di essere rigorosamente attenti a noi stessi e alle persone intorno a noi.